Buongiorno, vi diamo il benvenuto a questo appuntamento speciale in cui discuteremo del volume Lo Stato in crisi, pandemia, caos e domande per il futuro. Abbiamo nel pane il curatore del volume, Patrick Trancu, anche speaker TED, ed è da oltre 20 anni al fianco di società multinazionali, nella preparazione, gestione e recupero di situazioni critiche. Abbiamo i coautori del libro, Federica Maria Rita Livelli, che oltre ad essere una consulente in risk management, è da poco anche consigliera ARRA, Gian Domenico Nollo, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento, Marinella De Simone, che è presidente e direttore scientifico del Complexity Institute APS. E poi abbiamo, fungeranno un po' da moderatori, Aldo Gebbia, che è esperto di project e risk management, e Alessandro De Felice, Chief Risk Officer Prysmian Group e presidente onorario ARRA. Io ricordo ai partecipanti collegati che aspettiamo le vostre domande e commenti in chat. Io rimango a disposizione nel backstage, vi auguro un buon webinar e lascio la parola ai relatori. Grazie Chiara, buongiorno a tutti e benvenuti e soprattutto grazie Patrick, Marinella, Gian Domenico e Aldo per aver reso possibile questo webinar che si innesta, scusa Federica, questo webinar che si innesta proprio nel filone della cultura del rischio. E della divulgazione, quindi, come dire, è assolutamente nelle corde di Arra, ma è assolutamente nelle corde di Arra questo bellissimo libro che peraltro ringrazio Patrick di avermi fatto avere, che è un'opera, direi, antologica a questo punto, visti i 35 autori che Patrick ha come un direttore d'orchestra, come il Pohankarayan del crisis management magistralmente coordinato nel mettere in piedi questo libro, un libro assolutamente di ispirazione per il risk manager come fonte di apprendimento metodologica ma anche comportamentale e culturale. Lo Stato in crisi, non a caso, poi lo dirà Patrick, questo nella copertina già qualcuno mi ha fatto notare, dice, ma c'è la bandiera italiana invertita, ma la bandiera italiana invertita è voluta, quella bandiera italiana invertita che rappresenta un po' appunto questa mascherina rovesciata, lasciata forse per terra, no? Segno, unico segno, diciamo, di questa crisi pandemica che stiamo vivendo da più di un anno, ma che, diciamo, come vedremo anche nel corso del webinar, va distinta fra un'emergenza e una crisi sistemica. E proprio per entrare in questo argomento, anzitutto al tema fondamentale, alla domanda fondamentale, è una crisi, è un cigno nero, era prevedibile, non era prevedibile? Partiamo dal presupposto che la prevedibilità c'era, se solo noi andiamo a vedere gli eventi verificatisi negli ultimi 100 anni, sono stati parecchi gli episodi con una frequenza che al diminuire degli anni aumenta di intensità. Una frequenza è un periodo di ritorno inversamente proporzionale a quello, per esempio, che nell'ambito dell'analisi di rischio si usa nelle modellazioni del terremoto. Quando si studia gli impatti da terremoto, c'è un periodo di ritorno dove all'aumentare, i grafici sono entrambi scala logaritmica, dove all'aumentare
di questo periodo di ritorno, cioè del tempo necessario affinché un evento aumenti la propria intensità. Come vedete, nel terremoto abbiamo una curva crescente in funzione di questo periodo di ritorno. Nel caso pandemico abbiamo una curva esattamente inversa e quindi se noi consideriamo un periodo di 100 anni avremmo avuto un evento ogni 12,5 anni. Se andiamo a considerare un periodo di 50 anni, è sceso a 8,3 anni, in 25 anni uno ogni 5 e in 10 anni uno ogni 4. Quindi non è un cigno nero, è un qualcosa su cui evidentemente la cultura e la percezione del rischio non ha permesso non era sufficiente a garantire delle contromisure adeguate. Gestire una crisi significa assumersi rapidamente delle responsabilità, prendere delle decisioni, e questo anzitutto è il primo compito del policy maker, un po' come è avvenuto nel Regno Unito, dove da un iniziale sembrava quasi fuori controllo della pandemia, si è presa una decisione molto importante, con una grossa responsabilità e tutto sommato facendo una scommessa che è stata quella di dire vacciniamo tutti intanto con la prima dose. Questa scommessa ad oggi, e questi sono i dati ufficiali del governo inglese, si è rivelata una scommessa vincente. Lo stato di crisi e lo stato di emergenza, sono due fattori che si interpongono fra di loro, a volte si sommano, a volte l'emergenza, è rivelatrice di una crisi sistemica latente e si alimenta a causa di questa crisi latente. Le crisi negli ultimi 20 anni, ne abbiamo avute almeno 5, partendo dalla crisi dell'11 settembre, alla crisi finanziaria del 2008, alla crisi migratoria del 2014, tuttora in corso, alla crisi climatica, ma diciamo alla progressiva consapevolezza della crisi climatica, del climate change che è in corso, fino alla crisi pandemica. Che stiamo vivendo. In queste crisi si sono innestati a livello mondiale o anche italiano una serie di eventi e di emergenze. Ricordiamo nel 2005 l'uragano Katrina, nel 2009 l'incidente di Viareggio, nel 2010 l'incendio della piattaforma di Deepwater Horizon, sempre nel 2010 l'eruzione del vulcano islandese che ha bloccato i voli in tutta Europa per più di un mese. Nel 2011 la catastrofe di Fukushima, del terremoto, maremoto e incidente nucleare. Nel 2012 sempre in Italia la Costa Concordia e poi l'evento del ponte Morandi. Allora la riflessione che cerchiamo di fare in questo webinar è una riflessione di questo tipo, quanto in questo webinar e diciamo la riflessione poi fatta in maniera molto ampia e soprattutto molto terza, molto scientifica, fatta nel libro dello Stato in crisi, è questa, quanto i nostri sistemi sono attrezzati di partenza per gestire queste crisi, quanto l'organizzazione dello Stato, delle autonomie locali, dei vari livelli di responsabilità, dei vari policy maker a tutti i livelli, della comunicazione, dell'interrelazione fra comunicazione scientifica e comunicazione sociale, fra percezione dei cittadini, sistema informativo, eccetera, cioè quanto tutto questo sistema sia attrezzato di partenza per gestire una crisi. Quindi non si sta facendo assolutamente una critica politica, si sta facendo una critica di sistema e si sta cercando di capire come questo sistema possa essere modificato attraverso la nostra consapevolezza affinché sia un sistema resiliente. Ecco, io ho estrapolato dal libro, e comincerei appunto proprio con Patrick, una frase
per ciascuno di voi autori che ho trovato interessante e quella che ho, diciamo, fra le tante, perché poi è un libro di oltre 600 pagine, quindi di frasi e di statement interessanti ce ne sono moltissimi, però questa mi ha colpito di Patrick, che dice: sempre più spesso siamo chiamati a confrontarci con l'impensabile e l'inimmaginabile, con crisi sistemiche che si spingono oltre le nostre conoscenze e fuori dai nostri confini fisici e geografici. L'evento non rappresenta più il fulcro del problema, il problema è rappresentato dalla fragilità delle strutture fondamentali del nostro sistema. Ecco Patrick, da questa frase e dai tuoi altri contributi nel libro, mi sembra di capire che l'orizzonte si è spostato dal rischio al sistema, cioè non serve tanto cercare di conoscere il possibile evento, ma avere una struttura capace di reagire ed adattarsi in maniera rapida e flessibile. È corretto? Ma intanto Alessandro, grazie per l'invito e grazie anche alla partecipazione dei coautori di questo libro, perché come tu hai sottolineato si tratta di un lavoro corale, multidisciplinare, così come la gestione richiede. Certo, hai scelto, diciamo, uno dei punti chiave della riflessione che noi abbiamo cercato di proporre nel libro. Peraltro il libro è molto leggibile, è scritto in capitoli brevi, quindi può essere lasciato sul comodino, ripreso, non è un tomo pesante, poi peraltro scritto anche con un linguaggio molto semplice. Io credo che il problema fondamentale col quale ci confrontiamo oggi è la necessità per tutti noi che operiamo in questi settori, che sia risk management, che sia la business continuity, che sia il crisis management, sia necessario un cambio di paradigma. Come dicevamo, il problema non è più nell'evento o nelle cause dell'evento, ma nella reale natura sistemica di queste crisi. Come tu hai sottolineato nella breve presentazione, e se vogliamo c'è un collegamento qui anche con la pandemia, queste crisi sistemiche si stanno verificando in maniera sempre più frequente e questo ci proietta in un universo sconosciuto dove siamo chiamati a navigare l'incertezza, siamo chiamati a navigare spesso, come è stato nel caso del Covid, andando oltre i limiti del nostro sapere, oltre i limiti delle nostre conoscenze. E in questo universo sconosciuto quindi saltano tutte le nostre certezze e tutti i nostri punti di riferimento. Facevo un esempio recentemente in una chiacchierata, è come se qualcuno ci mettesse in una lavatrice, accendesse la centrifuga, dopo 15 minuti ci tira fuori e logicamente non siamo più in grado di sapere dove è sopra, dove è sotto, dove è la destra e dove è la sinistra. Io penso che E propongo questo come una riflessione, non sto dicendo, diciamo, cose che non sono discutibili. La riflessione è fatta dal mettere insieme le teste e pensare insieme. Io credo che la nostra concezione di rischio e la nostra concezione della crisi e della gestione di crisi siano datate. Credo che di conseguenza la cassetta degli attrezzi che abbiamo, sia inadeguata rispetto veramente alla complessità e alle sfide che queste crisi sistemiche ci pongono. Noi dobbiamo innanzitutto, e questo è veramente la base e la motivazione del libro, partire da uno sforzo intellettuale. Dobbiamo prima di tutto ragionare, prima ancora di pensare a come ci dobbiamo organizzare. Dobbiamo veramente mettere insieme tanti saperi diversi. Per chiarirci le idee, credo che le idee in questo momento siano abbastanza confuse. Certo, sappiamo che nella gestione di crisi avere un'architettura chiara, avere delle strutture organizzate ed allenate e rapidamente attivabili siano elementi fondamentali perché questi liberano la mente del policy maker, del decision maker, che può quindi focalizzarsi sui problemi, non deve focalizzarsi su chi gestisce l'organizzazione, la catena di comando e quant'altro. Questo è stato sicuramente uno dei problemi che il Covid ha messo in evidenza. Ma il cambio di paradigma è che noi dobbiamo abituarci alla sorpresa. Noi dobbiamo tornare a essere pronti
ad essere sorpresi da quello che vediamo. E credo che questo elemento di sorpresa lo abbiamo perso nei nostri ragionamenti. Questo significa anche che noi dobbiamo essere in grado, nel momento in cui percepiamo l'inizio di una crisi, di riflettere molto velocemente. Riflettere molto velocemente e di immaginare. Ecco, credo che le tre parole, siano essere pronti alla sorpresa, essere rapidi nella riflessione, quindi abituati a riflettere rapidamente. Tu hai accennato prima alla questione, dei vaccini della Gran Bretagna, e su questo è un punto su cui magari possiamo tornare più avanti, perché è uno snodo interessante nella gestione di crisi, di questa crisi pandemica. E in conclusione, credo che dobbiamo essere creativi, nel ricercare le soluzioni. Allora, i crisis manager, i risk manager sono più scienziati, sono più strutturati. Ecco, direi che forse il risk manager oggi deve allargare non le sue competenze, ma la sua dimensione mentale e introdurre, questi aspetti anche di immaginazione e questi aspetti un po' più creativi. Da parte nostra, noi crisis manager, dobbiamo, sicuramente muoverci più nella dimensione dell'immaginazione, però avendo, diciamo, potendo, avere come base forte di riferimento la dimensione dei dati, di cui parlerà Gian Domenico più tardi, la dimensione della complessità, di cui parlerà Marinella. Questa integrazione di cui parlavo prima con la business continuity e risk management, di cui parlerà Federica, ecco, avere veramente questa visione multidisciplinare. Il crisis manager oggi deve essere quello che è in grado di recepire, tutti questi diversi input e di proiettarli in una dimensione di immaginazione e di ricerca delle soluzioni ai problemi. Ecco. Mi fermo qui per questo primo round. Grazie, ma hai toccato un punto di soft skill, direi, importante, cioè questa capacità di passare dalla pianificazione e controllo all'informale. Quello che un po' nel tuo libro a un certo punto viene accennato con questa intelligenza emotiva, no? Ho letto proprio un intero pe parte del libro dedicato dedicata a questo tema. E andrei invece sulla citazione del libro invece di Federica, che nel capitolo 1 ha scritto una parte sul risk management e business continuity, andando un po' sul processo, e dice: la resilienza organizzativa attraverso un approccio olistico, risultato di una calibrata integrazione dei principi di risk management, business continuity, crisis management, ovvero il triangolo virtuoso. Ecco, Federica, con questa frase, secondo me, hai toccato una delle principali criticità nel rendere un sistema di enterprise risk management pervasivo ed efficace, cioè far parlare le cose fra di loro, no? Già nel processo di enterprise risk management devi avere un approccio olistico nel far parlare i vari la situazione di Assolutamente. silos iniziale nell'azienda, no? In una visione integrata. Ma poi all'interno dello stesso sistema di enterprise risk management hai varie fasi che anche loro devono in qualche modo essere fuse. Ecco, come lo si può, in base alla tua esperienza, come lo si può rendere possibile questo? Grazie Alessandro, grazie a tutti. Ma per me è fondamentale, come spesso scrivo nei miei articoli e nei vari contesti in cui mi trovo a operare, sia con le aziende, sia a livello universitario, con gli studenti o no, i partecipanti ai vari master, per me una cosa fondamentale da capire è che il contesto organizzativo, ma la società tutta, deve essere concepita come una grande orchestra dove tutti gli attori
hanno il loro repertorio, ma insieme operano all'unisono. Pertanto, anche in un contesto di crisi, soprattutto di cercare di superare questo impasse e recuperare la resilienza che viene compromessa, per me è fondamentale che ogni disciplina si approcci al contesto e conosca sia il contesto interno che esterno, anche perché quello che secondo me negli anni e nei secoli abbiamo perso, se ci volgiamo indietro, già i nostri antenati dell'antica Grecia, l'oracolo di Delfi, Gnosis e Autona, per cui nel momento in cui tu devi prendere atto di come implementare queste discipline, necessariamente tu devi approcciarti prima conoscendo il contesto sia interno che esterno, perché comunque è fondamentale per strutturarsi, per essere preparati alla crisi, tant'è vero che anche secondo il professore universitario dell'Università di New York, Luca Stensky, sono nei primi 60 minuti le strategie e le decisioni da prendere per superare una crisi, ma questo implica necessariamente, come ha detto Patrick, una preparazione. Pertanto nella preparazione noi dobbiamo prendere queste discipline che per me sono come degli elementi fondamentali di una pozione magica che ognuno, proprio per la propria valenza, riesca a coprire tutti quegli aspetti che rendono poi l'organizzazione performante e soprattutto quello che per me è fondamentale oggi come oggi, in un contesto così erratico, così vulnerabile, così imprevedibile, come diceva anche Patrick, è necessario conoscersi e soprattutto comunicare, anche perché alla base del crisis management c'è la comunicazione, non solo la comunicazione interna e esterna, ma la comunicazione che aiuta all'azione, a dare le istruzioni per poi attivare tutti i piani che devono essere progettati, implementati e testati. Non dimentichiamoci che, per esempio, il piano pandemico del governo italiano risale al 2006 e non è stato più aggiornato né testato. E questo è ancora una volta la conferma che molte volte le organizzazioni implementano queste discipline, però non le aggiornano e rimangono dei meri esercizi documentali, cosa che noi in un contesto in cui ci troviamo altamente digitalizzato, automatizzato, non possiamo più permettercelo. Tant'è vero che anche all'interno di questa crisi pandemica dell'ultimo anno, no, abbiamo avuto una crisi nella crisi con anche gli aspetti di cyber security, i numerosi attacchi che sono stati perpetrati alle varie istituzioni, alle organizzazioni e che hanno reso ancora più difficile la gestione. Per cui quello che io consiglio vivamente è conoscenza del contesto interno e esterno, coinvolgimento a 360 gradi di tutte le funzioni, ma soprattutto non dimentichiamoci che in un contesto come questo l'uomo deve essere rimesso al centro dell'organizzazione, perché è necessario avere una concezione non solo circolare, anche di analisi dei rischi emergenti, dei rischi ESG, ma sferica, in modo tale da cogliere tutte quelle sfumature, tutti i segnali che ci permettono di prepararci in tempo di pace ad attuare in tempo di guerra. Sì, assolutamente. Condivido molto questo perché, questo magari è un altro aspetto in cui approfondiremo adesso ulteriormente con la dottoressa De Simone, cioè questo aspetto di una cultura diffusa e pervasiva, cioè i piani ci devono essere ovviamente formalizzati, non devono rimanere nei cassetti, devono essere conosciuti, si deve fare il training, la comunicazione e la diffusione. Ma tutto questo serve non per quell'evento che avevamo previsto accadere, perché è impossibile, c'è il famoso tema
dell'unknown unknown, no? Ciò che non sappiamo di non sapere. Poi c'è Aldo che su questo è, come dire, una delle massime autorità esistenti in tema anche di project risk management, e sa benissimo a cosa ci riferiamo, no? Ciò che questo stato di incertezza, di non conoscenza e soprattutto il prendere consapevolezza, ci sono cose che non sappiamo di non sapere, no? E quindi non possiamo prevederle tutte, però la formalizzazione, la comunicazione e la diffusione dei piani ci permette di avere quella forma mentale che ci fa poi agire in una determinata logica, in maniera fretta, in maniera, come diceva anche Patrick, pronta e flessibile per reagire alla crisi. Di questo appunto vorrei parlare con la dottoressa De Simone, che peraltro mi interessa il suo punto di vista anche perché so che è docente presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio e quindi diciamo questa formazione proprio del policy maker e sempre nel capitolo 1 del libro, il suo capitolo che si intitola La governance di una crisi, la prospettiva della complessità, c'è questa frase: nella gestione di crisi il concetto di complessità è legato a due principali dimensioni. La prima è di natura organizzativa interna e dipende dalla capacità di un'organizzazione formale di far fronte a situazioni inaspettate, non contemplate dai propri schemi di coordinamento e dalle proprie routine applicative. La seconda è associata alla natura complessa dell'evento critico da affrontare. Ecco, leggendo questo contributo, mi sembra di cogliere la riflessione sulla capacità appunto di armonizzare sistemi formali con sistemi informali. Ecco, le chiedo appunto se ci può un po' parlare anche di questo aspetto. Grazie, grazie Alessandra, grazie a tutti, grazie per questo invito. Allora, per rispondere, io ti do del tu, comunque, se mi permetti, con Io che piacere. cavalleria aspettavo che mi ero lì. Grazie, no, benissimo. Diciamo, arriverei alla tua risposta facendo una premessa, secondo me, che è un po' quella che, diciamo, deriva dal brano che hai scelto. Secondo me, diciamo, bisogna un attimo valutare, proprio con una prospettiva di complessità, quali sono le dimensioni di complessità che si devono affrontare in una situazione come quella di cui stiamo parlando. E secondo me sono almeno tre, cioè una è intrinseca alla natura dell'organizzazione interna, l'altra alla natura dell'evento che dobbiamo affrontare e la terza deriva dall'interdipendenza tra questi due aspetti. Quindi, capire, la natura dell'organizzazione interna, quindi se ad esempio è un'organizzazione di tipo formale, come questa poi è in grado di far fronte ovviamente all'evento critico. Così come capire la natura dell'evento critico ci aiuta a capire se è un sistema complesso, in questo caso dai, poi ne spiego come mai, e poi come mai questi due sistemi creano un terzo livello di complessità. Allora, il primo aspetto, cioè la prima dimensione, è quella della natura dell'organizzazione interna. Allora, se l'organizzazione interna è prevalentemente, come di solito accade, poi nel caso specifico lo è decisamente, è di natura formale, dobbiamo comunque capire, e da lì deriva il problema della complessità, se è in grado di far fronte a situazioni inaspettate. È evidente che se diciamo, l'organizzazione formale è abituata a lavorare, tu facevi l'esempio rispetto al fatto che diciamo, io sono docente all'interno della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, no? Quindi non è un caso che quest'anno di corsa mi abbiano chiesto di implementare un corso sul complex decision making. Era 3 anni che lo stavo proponendo, non trovava spazio. Quest'anno ci hanno chiesto di attivarlo e abbiamo già, diciamo, uno è in corso adesso e l'altro è già in programmazione ed è tra l'altro il corso più lungo che facciamo all'interno della SNA. Ed è stato richiestissimo e questo ovviamente non è un caso, è veramente una contingenza. Quindi perché? Perché è una struttura che lavora normalmente per schemi di coordinamento e per routine di applicazione, routine applicative, è bravissima a lavorare in situazioni appunto routinarie, quindi situazioni che potremmo chiamare complicate. Cioè situazioni che possono richiedere sì anche diciamo, degli approfondimenti, degli studi ulteriori, ma che comunque possiamo affrontare con le capacità che abbiamo già sperimentato, con le persone competenti per affrontare quei temi e così via.
Quando però ci troviamo in situazioni che dall'esterno impattano con qualcosa di inaspettato, è ovvio che l'approccio di routine e gli schemi tradizionali non possono funzionare. Cosa accade invece normalmente? È che ha un impatto esterno che ovviamente richiede una capacità più dinamica e quindi non è preordinabile, quindi una dinamicità che nei sistemi formali routinari non può esistere, come reagiscono tipicamente, complicando ulteriormente l'organizzazione interna. Quindi diciamo a complessità si risponde con complicazione, che è la cosa peggiore che si possa fare. La seconda dimensione è quella dell'evento critico da affrontare. Allora, quindi avete già anticipato, Alessandro all'inizio ha fatto una bella distinzione su questo, cioè la differenza tra crisi sistemica e emergenza. In questo caso noi non abbiamo solo un'emergenza, c'è anche l'emergenza, ma l'emergenza, come dire, è la punta dell'iceberg, no? È l'evento inaspettato perché non sappiamo quando accade e se accade veramente, ma sappiamo che accadrà. E quindi è una crisi sistemica, quindi è un sistema sicuramente complesso, perché possiamo vederlo da diversi segnali, non solo diciamo con questa prospettiva che richiederebbe ulteriori approfondimenti, cioè distinzione fra crisi sistemica e l'emergenza, ma non è il momento adesso di farlo, ma sicuramente richiede un approfondimento non da poco. Ma specificatamente il caso della pandemia era evidentemente un evento che poi si inseriva in una crisi sistemica, quindi che avrebbe avuto ripercussione su tutto, per vari motivi. Primo perché evolve, cioè non è come un terremoto che una volta avvenuto poi dopo dobbiamo intervenire, ma in qualche modo sì, possiamo ovviamente prepararci prima eccetera, però quando c'è stato insomma, salvo lo sciame e così via. Qui no, qui abbiamo una situazione che evolve rapidamente, che è in funzione dei comportamenti nostri, sia individuali che collettivi, e che è capace quindi non solo di evolvere rapidamente, ma anche di evolvere in modo esponenziale. Sono tutti segnali di complessità. Quindi è sicuramente una seconda dimensione di complessità. Qual è la terza? È che questi sistemi sono interdipendenti. Come dicevo, la pandemia è diciamo, il riflesso dei comportamenti sia individuali che collettivi, quindi ai vari livelli decisionali. Ecco che questo terzo livello non è di poco conto. Perché? Perché crea e può creare, cosa che ha creato, effetti a catena. Quindi il rischio di due sistemi interdipendenti che, se non si è in grado di avere una governance su quello che sta accadendo, cioè sulla crisi sistemica, la crisi diventa ancora più sistemica, quindi crea effetti a catena veramente non di poco conto. E noi siamo ancora dentro, dobbiamo ancora vedere quali sono gli effetti anche più a medio e lungo termine, che ora non siamo in grado neanche di immaginare. Bene, allora, una delle, diciamo, delle leggi che si studiano in complessità è quella di Ashby, che si chiama legge della varietà necessaria. Che cosa dice? Che per fronteggiare la complessità esterna di un sistema occorre aumentare la complessità interna del sistema che si sta confrontando con quell'esterna. Invece noi cosa facciamo? Appunto, dicevo, rendiamo ancora più complicato, quindi cerchiamo di ridurre addirittura la complessità interna schematizzandola, che è l'errore più incredibile che si possa fare e che deriva dalla impreparazione che abbiamo rispetto a questi temi. Questo è evidentissimo. Quindi diciamo che cosa bisognerebbe fare? Bisogna, adesso arrivo alla tua domanda, quindi dicevo, ti rispondo alla fine. Sì, organizzare sistemi informali, ma attenzione, non in una situazione di emergenza, perché lì è troppo tardi, cioè si può fare, ma la situazione di emergenza, giusto per dare un discrimine, è adatta a situazioni che sono più o meno caotiche, come è stato il crollo delle Torri Gemelle. Ecco, lì non potevi più di tanto aspettarti che sarebbe accaduto, quindi ci sta benissimo che siano avvenuti, diciamo, creazioni, ci sono dei studi bellissimi su questo, delle squadre informali che in realtà hanno lavorato sul cumulo del Ground Zero. Ma non è un problema di elaborare all'ultimo con una struttura informale, il problema è preparare la struttura informale, cioè averla già pronta, averla esercitata. Quindi bisognerebbe che le strutture informali non è che si devono disintegrare e diventare improvvisamente complessisti o pronti o risk manager o quant'altro, ma avere invece l'abitudine, ed è per questo che io sono molto contenta che almeno un pochino la pubblica amministrazione si stia aprendo una breccia in questo, almeno verso i dirigenti, perché in questo momento sono i dirigenti della pubblica amministrazione quello a cui stiamo facendo riferimento. Quindi questo perché deve essere preparato? Perché deve essere in grado di auto-organizzarsi, e non è una cosa da poco, non è una cosa scontata.
di avere competenze diverse che possono però anche essere messe insieme, cioè che si superi l'egocentrismo della competenza specifica, come invece assistiamo spesso nei comitati che in questo momento appaiono diciamo, al pubblico, capaci di leggere il contesto che è attualmente in essere, che è ovviamente dinamico, e quindi anche capaci di capire come può evolvere. Senza avere la certezza di come evolverà, ma capace di leggere i segnali di come potrebbe evolvere. Sono quelle che io amo chiamare le intelligenze ecosistemiche, capire il contesto e capire come può evolvere. Quindi, cosa richiede questo? La capacità, primo, di aver creato, cioè essersi posto il problema e aver creato nel tempo strutture abili a farlo, esercitare questo tipo di intelligenza. Perché? Perché richiede un duplice monitoraggio, e poi ho finito, cioè... Una è un aspetto del monitoraggio è sull'evoluzione, e quindi torniamo sulle solite due dimensioni di prima e della complessità, sull'evoluzione dell'evento critico da affrontare, l'altro però è anche sulle azioni che noi stiamo ponendo in essere come sistema, quindi avere lo sguardo esterno ma lo sguardo interno, quindi duplice monitoraggio, e tenere conto, e qui c'è il terzo livello di complessità, che sono interdipendenti. Perché altrimenti quello che si rischia, ed è quello che continuiamo a assistere, no? Io ho sentito chiamare quello che stiamo facendo ancora oggi la yo-yo, no? La risposta yo-yo che stanno dando i vari stati nel mondo. Ecco, noi stiamo facendo la risposta yo-yo, cioè reagiamo all'ultimo dato, cioè quello degli ospedali, cioè è veramente la cosa più folle che si possa fare. Invece dovremmo prevenire e cominciare ad agire mettendo questo in un circuito e monitorare le nostre azioni, quindi capire che noi stiamo interagendo all'interno di questo sistema. Quindi cambiare l'ottica da quella di reazione, mi sembra dire una cosa molto ovvia, però occorre prepararsi a questo, e questo non è affatto ovvio. Grazie. Grazie a te Marinella. Aldo, conoscendoti, avendo lavorato con te su alcuni progetti, quando assumi quella postura e ti vedo prendere appunti, so che stai meditando una serie di riflessioni e domande, che però se hai ancora la pazienza ti farei fare subito dopo il professor Nollo dell'Università di Trento. Anche perché, peraltro, Marinella, hai toccato il punto dell'anticipazione, no? Cioè c'è tutta anche la teoria dell'anticipatory risk management, peraltro ne ha parlato tantissimo un suo collega professor Nollo proprio dell'Università di Trento. Invece il professor Nollo, comunque anche un personaggio conosciuto dai suoi iscritti, è professore associato di bioingegneria, e nel libro e nella parte del capitolo 7 in cui si va ad analizzare nel libro i limiti organizzativi ed operativi della gestione della crisi, e proprio il suo capitolo è la difficile gestione dei dati, in cui scrive che l'incertezza del dato e la non conoscenza della semantica ad essa associata accentua le difficoltà di comunicazione tra produttori, ricercatori, statistici, analisti e decisori, e tra le decisori e i cittadini, compromettendo la bontà delle decisioni e le conseguenti azioni individuali e collettive. Allora, io questa frase la sento particolarmente nelle mie corde, perché diciamo molto umilmente lo dico da parecchio tempo, cioè che la fonte dei dati e la comprensione del dato è un qualcosa di assolutamente fondamentale, ma io parlo nella mia esperienza aziendale da Chief Risk Officer: se devo comunicare un'analisi di rischio, devo dare l'autorevolezza del dato dal quale ho tratto quella analisi e valutazione del rischio. Quindi la conoscenza, la verifica, soprattutto la comprensione dei dati, questa sembra essere una delle principali cause del caos comunicativo, che poi influenza sia i comportamenti del policy maker e fino al singolo cittadino, no? Quindi influenza tutta la catena, dalla cabina di regia centrale fino al comportamento del cittadino. Allora, cosa e come si può fare in una situazione, io penso, drammatica di comprensione del dato? Basta leggersi ciò che la gente normalmente va a commentare
no, nelle notizie sui social, no, che proprio dà l'evidenza di una totale incomprensione di dimensioni matematiche, di relazioni, no, di proporzioni. Ecco, cosa e come lo si può fare per uscire da questa impasse, professore? Nulla. Quello che grazie. Abbiamo finito, possiamo andare. No, allora siamo davanti a una sorta di triangolo in cui abbiamo il dato, tra l'altro, quando evolve il dato, cosa diventa? Diventa informazione. E l'informazione, quando evolve, diventa comunicazione. E quindi siamo davanti a un triangolo dato, informazione, comunicazione. Dentro questo triangolo abbiamo sicuramente tutti gli stakeholder. Da un lato il decisore, il quale purtroppo, come ha detto la collega prima, usiamo il tu, quindi Marinella, la risposta è stata spesso data all'ultimo dato arrivato, non all'informazione. È stata data una risposta all'ultimo punto. E se l'ultimo punto è la giusta protesta di chi si trova la propria attività commerciale chiusa, si dà una risposta a questo. Ma bisogna dare risposte sistemiche. E come si fa a dare risposte sistemiche? Bisogna avere dati. Bisogna avere un'informazione chiara, precisa, autorevole, a cui si crede. Il tema è che spesso a questa informazione o non si crede o non si ha la capacità di leggerla. Ecco perché abbiamo quella frase, c'era dentro la parola anche semantica. Cioè, se io ricercatore produco un dato, io, il mio collega statistico, chi fa i modelli, il problema è che devo anche comunicare questo dato al decisore. O il decisore deve essere in grado di capire la complessità del dato e dell'informazione che sto dando. E poi deve essere in grado di trasferire questa informazione in un processo decisionale basato sulla conoscenza e non basato sulle emozioni. E non è finita, perché il ruolo del governance in questi casi, ma in realtà è solamente la punta di una montagna, la crisi. La montagna è tutta sotto, è nella quotidianità, no? Poi arrivi anche in cima, arrivi alla crisi, ma c'è una quotidianità sotto. Allora, il decisore ha una complessità in più, perché deve capire l'informazione che viene data, diciamo, dallo scienziato. Deve tradurla in gesto operativo, deve trovare una decisione che deve tener conto probabilmente anche di altre informazioni e costrene. E costrizioni date dal sistema, dal fatto che non stiamo lavorando per silos, ma siamo in un ecosistema ampio. E poi lo deve comunicare. Beh, questo dato diventa informazione, diventa decisione e ritorna ad essere informazione e comunicazione al cittadino. Soprattutto in una condizione di crisi, questo aspetto della comunicazione e della decisione, che dovrebbe dare trasparenza, si dovrebbe dire, visto che gli inglesi sono andati bene in questa ultima fase, accountability, non solo la trasparenza, ma anche l'assunzione di responsabilità e la filiera da dove arriva questo dato, tutta compresa, dovrebbe dare il senso al cittadino del fatto che stiamo operando al meglio e che quindi anche lui mette la mascherina. Parlo di mascherine di cui mi occupo, ma anche lui accetta di stare a casa prima delle 10, dopo le 10, quello che la decisione in quel momento ti chiede di fare. In uno stato di crisi, se il cittadino non è compliant, non è rispondente, è chiaro che non ci siamo, non possiamo rispondere. Ma perché il cittadino sia compliant e rispondente, deve credere nelle decisioni assunte, anche se fanno male. E perché il cittadino creda nelle decisioni assunte, queste devono essere comunicate con trasparenza e con evidenza delle basi scientifiche su cui sono prese. Ecco, questo non l'abbiamo visto tutti i giorni in questo
questi 370 giorni di crisi, qualcuno magari ha fatto i conti più giusti dei miei. E quindi questo è un elemento per noi importante su cui bisogna lavorare, che si chiama cultura del dato. Cioè noi dobbiamo ampliare la base di conoscenza sulla importanza e cultura del dato, un dato che deve avere con sé delle caratteristiche non solo informative. Non mi basta sapere quanti letti ho occupato, devo avere un insieme di complesse condizioni, quanti professionisti ho intorno a quei letti, qual è la riserva che ancora ho, quali sono i respiratori che posso aggiungere a quei letti. Addirittura nella prima fase avevamo i letti, avevamo i respiratori, non avevamo i 3 kW al letto. Quindi è molto complesso. E allora questo dato, che è molto complesso, deve essere anche fresco, deve essere continuamente aggiornato, deve essere affidabile, deve essere aggiornabile e consultabile quotidianamente. Beh, tutto questo noi non ce l'avevamo e purtroppo non ce l'abbiamo. Ma non ce l'avevamo in tempi di pace, chiamiamola pace, il periodo prima del gennaio, perché in realtà a gennaio che tutto questo è partito, ce ne siamo accorti a marzo, ma a gennaio non ce l'avevamo prima e purtroppo non ce l'abbiamo neanche oggi. Quindi siamo di fronte a una fase in cui è necessario questo tipo di valutazioni che stiamo facendo anche oggi qui e che abbiamo fatto grazie al libro di Patrick, e che ringrazio di avermi chiesto di collaborare, perché mi ha fatto anche un po' ragionare un po' di più e studiare, pensare. Al di là delle impressioni che sul campo avevo, abbiamo bisogno di rifondare un sistema che passi dalla cultura del dato, dalla sua produzione al suo utilizzo e alla sua comunicazione. E qua mi fermerei, ma c'è tanto da dire su questo. C'è tanto da dire, anche perché c'è anche un altro, ho letto sul libro un altro contributo in questo senso molto interessante, che il capitolo di Vittorio Cobianchi, no? In cui lui parla proprio anche della centralità della comunicazione scientifica, no? Cioè della centralità della teoria, la creazione di un rapporto di stima e fiducia, la conoscenza del contesto sociale o microsociale in cui lo si diffonde, cioè questo sistema di, come dire, di storytelling autorevole e referenziato, no? E che quindi determina poi atteggiamenti e comportamenti. Ma ripeto, questo sistema, adesso stiamo parlando di macrosistemi statali, è perfettamente mutuabile e applicabile in azienda, all'interno dell'azienda. Cioè il risk manager, quando fa un risk reporting, deve necessariamente creare lo storytelling e creare l'autorevolezza e la referenzialità dei dati che sta citando, altrimenti rischia veramente di non essere considerato, e qui entriamo poi nei famosi temi e dibattiti sulle analisi quantitative, qualitative e quant'altro. A questo punto, ecco, su questo, diciamo, sono entrato un po' su questo trampolino, un po' per dare là a te, Aldo, per le tue considerazioni. Nel frattempo, poi noi abbiamo preparato anche un piccolo sondaggio che magari poi chiedo a Chiara di mandare. Ecco, abbiamo già le primo set di domande. Che vi prego di rispondere. Nel frattempo, Aldo, se tu vuoi, puoi anche prendere la parola. Grazie. Le domande sarebbero tantissime, magari qualcuna la farò nel corso dell'evoluzione di questo webinar. La prima che mi viene in mente è questa. C'è stato ripetuto, dimostrato che dobbiamo abituarci alla sorpresa. Quindi dobbiamo allenarci a rispondere più rapidamente e più efficacemente alle sorprese. E ahimè, di sorprese nei termini in cui abbiamo discusso oggi, abbiamo ascoltato commenti oggi, ce ne saranno sempre più e di dimensioni, ahimè, potenzialmente sempre maggiori, sempre più ampie.
i commenti che ho ascoltato dai relatori vanno nella direzione di sottolineare sviluppo di competenze, sviluppo di soft skills per essere pronti a livello individuale, a livello di organizzazione, a livello paese, essere pronti a meglio rispondere quando si manifesta questa sorpresa. Ed è fondamentale, del tutto condiviso, condivisibile. Quello che è sinora mancato, se è mancato nel corso della conversazione, è, come dire, l'attenzione verso la componente hardware. È importante essere pronti ed essere meglio preparati, ma se non si ha la consapevolezza che le organizzazioni, prima dell'emergenza, prima ancora del manifestarsi, del delinearsi di una crisi, devono avere in casa tutto quello che serve, io dico hardware per generalizzare, magari il background di ingegnere, ma è che le organizzazioni devono avere una ridondanza di capacità in grado di essere messe in campo quando poi la crisi si manifesta e si entra a pie pari in un'emergenza. Beh, è uno sviluppo di soft skill, uno sviluppo di migliori capacità di analizzare il dato e quant'altro può rimanere monca se, e vado nel concreto della crisi pandemica, poi comunque non si ha un numero adeguato di respiratori, comunque non si ha un numero adeguato di posti in terapia intensiva, comunque non si ha un numero adeguato di medici e personale sanitario. E allargherei per esempio a certe scelte fatte in termini di sanità di prossimità, quindi medici di famiglia e quant'altro. Allora, quello che voglio dire è che dal lavoro, anche dal interessantissimo risultato, se le lesson learned devono andare anche a identificare e fare anche un'opera culturale, identificare ciò in cui gli stati, le organizzazioni devono investire senza trarre critiche per sprechi, in modo da essere pronti a reagire più rapidamente quando la crisi si manifesta. E questo credo che sia fondamentale, ma mi piacerebbe molto sentire il parere dei nostri autori. Nel frattempo noi stiamo mandando le domande del sondaggio, quindi rispondete man mano che parlano i relatori, potete anche completare le domande del sondaggio, così poi magari vediamo tutti assieme le risposte. Vogliamo ricominciare il giro da Patrick? Sì, beh, Aldo, tu sollevi sicuramente dei punti importanti, ma io prediligo questi formati di conversazione perché veramente sono sempre fonti di stimolo e lo stimolo ci porta a riflettere insieme, che è la cosa più bella. Sono emerse tante dimensioni diverse in questi interventi. Tu, direi che il tuo, Aldo, si incentra sull'anticipazione, che è uno degli elementi che abbiamo evocato e che è un elemento centrale della gestione di crisi, cioè la capacità di anticipare gli eventi, di cogliere i segnali, è un punto molto importante. Però questa capacità, diciamo, di anticipare si collega a quello che diceva Gian Domenico prima, cioè la capacità di avere ridondanza dipende dalla tua capacità di monitorare in tempo reale qual è la situazione sul tuo territorio. Allora faccio un esempio molto concreto rispetto all'evento pandemico, no? I segnali di questa pandemia erano presenti già nel mese di novembre e sono dei segnali che sono giunti da direzioni diverse. La prima è stato un segnale che è giunto dai servizi americani, dai servizi medici militari americani, preoccupati, lo citiamo nel libro, del potenziale catastrofico della crisi pandemica che loro già vedevano nel mese di novembre in Cina, e quindi c'era stata una prima allerta e non possiamo qui speculare se questa allerta sia stata condivisa con gli alleati o meno, ma io immagino che sia stata condivisa, ma diciamo anche che non sia stata condivisa, a poco importanza. Vi sono comunque stati dei segnali chiari che vi era in corso un evento sconosciuto in Cina, perché c'è una relazione dei nostri servizi che dedica soltanto 3 righe, e qui quando parliamo di soft skill, quando parliamo di capacità
di mettere in relazione le cose, ecco che dovremmo forse anche riflettere sul fatto che i nostri servizi, in una relazione che è stata pubblicata inizio gennaio, hanno dedicato al coronavirus esattamente 2 righe. Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, ma per tornare a quello che diceva Gian Domenico prima, i territori lombardi più colpiti già a novembre avevano iniziato a raccogliere dei dati sulle polmoniti atipiche. Questi dati, raccolti immagino in dei fogli di Excel, sono stati trasmessi alla Regione Lombardia con 3 mesi di ritardo, ma non perché hanno ritardato la trasmissione, ma perché la procedura prevede che i dati vengano trasmessi ogni trimestre, che se ci pensiamo oggi nel mondo delle tecnologie è una cosa assurda, paradossale, cioè che tu stia monitorando una condizione, diciamo, della tua popolazione e che trasmetti i dati dopo 3 mesi, come si può immaginare che si accendano dei campanelli di allarme? Logico che non si possano accendere. E poi abbiamo il problema del fatto che non c'è una testa pensante, questo è stato l'esempio evidente delle Torri Gemelle, in grado di mettere insieme questi diversi input e di dire: boh, attenzione, c'è una pandemia, un evento sconosciuto in Cina, abbiamo delle segnalazioni dal nostro territorio, forse dobbiamo porci un problema. Quindi c'è questo problema dell'anticipazione, quindi c'è questo problema della ridondanza. La ridondanza però si costruisce, io credo, qui Gian Domenico sarà sicuramente più preciso di me, sulla conoscenza, cioè sul sapere che cosa tu hai. Allora, il nostro CTS, Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, si è posto il problema delle mascherine, dei posti letto, dei respiratori a metà marzo. Cioè a metà marzo. Questa avrebbe dovuto essere una delle prime cose da porsi, ma ancora prima della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio, quando noi abbiamo ricevuto il 9 gennaio l'avviso dall'Unione Europea sul sistema di allerta europeo, lì qualcuno avrebbe dovuto iniziare a ragionare in termini di che cosa abbiamo bisogno, qual è la natura del problema, eccetera, eccetera, eccetera. No? Logicamente, se tu sei in continuo ritardo, diventa molto difficile affrontare in maniera efficace una crisi sistemica. E qui mi fermo. No, ma hai toccato un bel punto, Patrick, perché molte aziende hanno cominciato, soprattutto quelle che avevano filiali in Cina, hanno cominciato a gestire la crisi aziendale o la potenziale crisi aziendale a gennaio. Cioè, acquisti di mascherine aziendali per i dipendenti, presidi per i dipendenti. Io posso testimoniare casi di acquisti fatti a gennaio. Blocco dei viaggi di lavoro al 18 di gennaio. Remote working dal 20 di febbraio. Cioè, stiamo parlando tutte date molto antecedenti ai provvedimenti che sono arrivati dopo. Quindi qui hai toccato il punto fondamentale, cioè la protezione civile è abituata a gestire in maniera a volte anche egregia terremoti, alluvioni, ma non una crisi sistemica di queste dimensioni, ma perché non è pensata per quello, no? It's not structured for, it's not designed for, no? Esatto, esatto. Qui magari anche un po' da Marinella una sua visione su questo, no? Appunto sul tema della governance. Beh, secondo me, diciamo, la domanda di Aldo è un'ottima domanda che fa pensare, quindi qual è ciò su cui lo Stato o comunque gli enti in generale, no? Gli enti pubblici o comunque la governance dovrebbe investire per essere pronti ad affrontare una crisi. È vero, verissimo quello che dice Aldo come domanda. Il problema è che se non abbiamo la propensione mentale a vedere le cose in modo sistemico, è un disastro, perché rischiamo che, ed è quello che io temo tantissimo con questo, chiamiamolo recovery fund, chiamiamolo come vogliamo, next generation EU, non importa, ma se la modalità applicativa continua a essere quella
separata, cioè in cui insomma ognuno guarda dal proprio buchetto della serratura, rischiamo di appesantire ulteriormente le strutture senza essere poi pronti a avere questa capacità invece un po' più elastica, quella di cui abbiamo parlato prima. Se io non ho una mentalità elastica, non arrivo da nessuna parte. Questo anche per rispondere a Gian Domenico, nel senso che è vero, sono d'accordo che bisogna fare, come dire, un literacy nei dati, cioè abituarci a saper leggere i dati e a saperli comunicare, ma non è tanto, secondo me, nell'aumento dei dati utilizzati che troviamo la soluzione, ma nel saperli leggere nella loro interdipendenza. E faccio un accenno brevissimo su questo. Per esempio, ho sentito, diciamo anche perché l'abbiamo invitato in uno degli incontri che noi stiamo organizzando come Complexity ogni settimana, abbiamo invitato Alessandro Vespignani, che penso che alcuni di voi conoscano, e lui è stato anche ospite a un nostro webinar. Quindi lo conoscete bene, perfetto, quindi sapete di chi parlo. E lui parlava, cioè lui studia ovviamente e applica algoritmi che siano predittivi nel breve ovviamente, mentre l'analisi di scenari richiede altro, cioè può basarsi sugli algoritmi, quindi sull'uso dei dati, ma anche sulla capacità di leggere anche con l'intelligenza artificiale, e poi anche di essere in grado di predire nel breve e poi di immaginare invece scenari futuri che richiedono una capacità diversa, dove entriamo molto di più noi come esseri umani in questo. Ma diciamo che persino applicando algoritmi predittivi, comunque poi c'è bisogno che questo venga poi ritrasmesso e ricomunicato, questo per tornare al discorso di Gian Domenico, alle persone o agli enti, che poi diciamo enti intendo dalle imprese alle istituzioni, quindi le persone, cioè questi enti sono fatti da persone, e anche sui comportamenti personali, quindi in comportamenti collettivi. Se questo passaggio non c'è, non tiene conto tra l'altro del fatto di come noi reagiamo a queste informazioni, e questo è modifica a sua volta tra l'altro gli stessi algoritmi, cioè l'algoritmo può predire i nostri comportamenti, ma sapere poi quali sono i risultati fa modificare i nostri comportamenti. Quindi vedete che anche questo diventa un ulteriore elemento di complessità. Quindi secondo me bisognerebbe, per rispondere ad Aldo, investire di più sugli algoritmi predittivi, più che su vera e propria lettura dei dati, perché i dati in sé rischiamo troppi specialisti che diventano ognuno per la propria lettura dei dati, e questo rischierebbe ulteriormente problemi. Quindi riuscire a metterli insieme e fare una lettura che sia sistemica, che sia anche magari di ausilio, quindi di predizione. L'altro elemento è che comunque dobbiamo cambiare la nostra mente. Io faccio un esempio concreto, voi avete fatto qualche cenno alla vostra esperienza, ne faccio una che ho avuto io poco prima della crisi pandemica, quindi eravamo ancora in presenza, siamo stati 3 giorni in un'area dell'Italia soggetta a forte rischio sismico, a lavorare con diciamo i vari comuni del territorio insieme alla protezione civile, e abbiamo fatto diciamo dei workshop insieme per 3 giorni, proprio per abituarli a quello che accennavo prima, cioè all'uso delle intelligenze ecosistemiche. Bene, quello che poi veniva fuori nei vari workshop, ed era interessantissimo, era che erano preparati in qualche modo i vari comuni del territorio a affrontare la crisi sismica. Okay. Quindi avevano stabilito, faccio un esempio proprio banalissimo, avevano stabilito per esempio dove potevano essere approntati i punti appunto di ricovero delle persone, dove far atterrare gli elicotteri per le emergenze e così via. Quindi punti sia per le crisi, quindi la gestione delle crisi, sia per la popolazione. Cosa però, diciamo, sorprendente è che sono anche territori che possono facilmente essere soggetti a esondazioni. Ci sono dei fiumi importanti in quel territorio che hanno già avuto delle crisi di esondazione. Bene, quello che poi è alla nostra domanda, benissimo, ok, l'approccio sismico, ma se ci fosse anche, diciamo, un problema diverso, cioè un'inondazione, dove avete posizionato questi punti? Beh, li avevano posizionati, e lo dico con una certa ridondanza, proprio dove ci sarebbe stata l'alluvione. Quindi erano preparati alla crisi sismica, ma non erano preparati alla crisi invece di esondazione. E quindi non avrebbero avuto le basi per atterrare con gli elicotteri, i luoghi dove mettere la popolazione, e c'erano persino dei campeggi a valle di questi territori che quindi potevano essere quindi sommersi dalle acque. Quindi il rischio era quasi pari a quello sismico in termini di popolazione in sofferenza. Cioè, quindi, e questo è quello che sto dicendo, per cui se noi continuiamo a ragionare separatamente, magari diventiamo bravi a affrontare la crisi pandemica, supponiamo, cosa che dubito, ma poi l'altra crisi, che può essere, non so, quella climatica, che comunque è sempre presente, come quindi che dà altri tipi di problemi, altri tipi di eventi,
non siamo pronti. Quindi, secondo me, per rispondere a Aldo, sì, è vero l'hardware, ma attenzione che l'hardware dipende anche proprio dalla nostra mente, dalla nostra capacità di utilizzare l'hardware e quindi anche di prepararci su questo. Sì, con una conferma ulteriore dell'approccio olistico. L'osservazione, se mi consenti, è meglio precisare che per avere l'hardware non solo bisogna passare attraverso questo stadio fondamentale che più sottolineo, ma bisogna organizzarsi per avere fondi a disposizione e per avere i tempi per l'approvvigionamento. Andando, e soltanto rubo mezzo minuto ancora, andando sul tema della crisi che stiamo vivendo, io sono sicuro che dopo che ci sono mancati i respiratori nei primi mesi, dopo che sono arrivate altre forniture con X mesi di approvvigionamento, tempo di approvvigionamento, quando questa crisi sarà finita, nella migliore delle ipotesi, quegli impianti saranno donati da altri paesi che ne avranno bisogno. Nella peggiore delle ipotesi finiranno privi di manutenzione in hangars e dopo sei mesi, dopo un anno, un funzionario li esaminerà, vedrà che sono totalmente fuori uso e saranno scrap. Se pensiamo alle critiche che l'ospedale di emergenza ha creato qui a Milano alla Fiera, ha attratto quando, avendo creato, non mi ricordo, 50-70 posti di terapia intensiva, si è visto che non venivano utilizzati tutti. Attenzione, è una follia già l'osservazione che l'investimento non veniva di questo tipo non veniva utilizzato appieno, no? Se torniamo ancora su critiche di quel tipo, ci ritroveremo molto pragmaticamente privi dei respiratori e poi il discorso si amplierebbe a tutto quello che è la sanità di base. Non si cambia la sanità di base già stravolta da 15 anni di concentrazione ai grandi ospedali e di impoverimento della sanità di provincia, prossimità semplicemente con una decisione, con un cambio di paradigma. Bisogna investire, bisogna cambiare le strutture ed è un processo che durerà anni. E questo è quello che io chiamo in termini più generali hardware. Ultimo commento, tutto questo va nella direzione dei sistemi antifragili per dirle con Nassim Nicholas Taleb. Cioè, nel momento della crisi si impara e si rimbalza meglio di come eravamo prima. Non sono sicuro che ci stiamo preparando a rimbalzare meglio di come eravamo. Era solo questo. Nel frattempo si è animata la nostra chat domande del pubblico e così ne prenderei alcune da seminare un po' in tutto il panel. Allora viene chiesto... Ecco, anzitutto, essere pronti alla sorpresa, essere pronti con piani di sopravvivenza e resilienza costantemente rivisti e aggiornati per essere certi di avere a disposizione misure di mitigazione. Le farei così a raffica, Maria Natale, che poi magari ciascuno prende degli spunti di risposta a queste domande. La competenza, e questa è relativa alla competenza specifica, cioè la precedente pandemia SARS era stata gestita da un ministro della salute che era anche medico, l'attuale ministro ha una cultura umanistica, diciamo, diversa. Questo ha influito, può influire, cioè il decision maker deve essere per forza un tecnico, ecco, mettiamola in questo senso. Altra domanda a considerazione, questa: nel particolare contesto di crisi sistemiche come quelle che si stanno analizzando, che influenza hanno rispetto a condizioni normali gli aspetti di competenza e di etica delle risorse coinvolte nella gestione? Questa è sempre in linea rispetto all'altra. Allora, magari fermiamoci intanto a queste domande, visto che sono un po' tutte in linea, e poi andiamo a qualche altra domanda successiva. Per esempio ce n'era una, vabbè, faccio anche questa per Marinella, che è questa: gli algoritmi predittivi non prevedono purtroppo il cigno nero e questo è il loro grosso limite, per certi aspetti insuperabile, e se concordi con questo loro limite. Diciamo, il tema, questo è un tema ampiamente dibattuto da Nassim Taleb, no? Nella teoria proprio del cigno nero e dell'antifragilità e della critica alla cosiddetta curva campana, no?
Ecco, lascio un po' a voi rispondere a questo serie di domande, poi vediamo anche i risultati della survey che abbiamo fatto durante questo. Prego, magari Marinella vuoi cominciare tu sull'aspetto proprio degli algoritmi predittivi. Non lo so, lascerei forse Gian Domenico stava. Sì, scusate, volevo dire Gian Domenico, sì. Ahia, non sentiamo Gian Domenico. Ah, scusate, avevo ci sono stati tanti spunti, devo dire, in questo giro, e sicuramente quello della mancanza di un hardware fa riferimento a quella che velocemente prima davo come esempio della montagna, in cui la crisi è la punta, ma sotto c'è tutta una struttura, e nel sistema sanitario la struttura è una struttura importante, che in questo caso ha mostrato di avere degli elementi di eccellenza. E non faccio né nomi né cognomi, ma sappiamo di alcune regioni che sono sempre identificate come eccellenza nella sanità, che però poi avevano delle carenze nella gestione di questi elementi di sanità pubblica. Carenze derivanti da una mancanza di hardware, dove l'hardware è il modello organizzativo. Ma abbiamo avuto l'esempio di un sistema nazionale che non ha saputo gestire il dato, perché manchiamo nell'era, la prima pandemia nell'era dei big data, sicuramente ha avuto una dei pilastri più fragili nella gestione del dato e dell'informazione. Abbiamo i big data, abbiamo valanghe di competenze e di conoscenza nella gestione dei dati, anche nella capacità di fare modelli, ma siamo caduti nella comunicazione del dato e dell'informazione, che ancora continuava, come raccontava prima Patrick, a girare su fogli Excel compilati a mano, trasmessi di ufficio in ufficio, per arrivare poi tardivi sulla scrivania dell'Istituto Superiore di Sanità, e anche lì dentro immagino che avrà un lungo percorso quel foglio Excel da percorrere. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di hardware che si chiama modello organizzativo, che si chiamano competenze professionali, che si chiama una rivoluzione globale del sistema informativo dedicato al Servizio Sanitario Nazionale, che però, e mi rifaccio a Marinella, deve essere interoperabile. Non possiamo lavorare con sistemi informativi per silos, che però deve essere aperto, cioè deve dare almeno una quota di informazioni disponibili anche ai ricercatori, perché molte informazioni sono arrivate oggi, nel periodo pandemico, sono emerse anche da analisi di open data. Stiamo pensando per esempio ai modelli predittivi sullo sviluppo della pandemia, che poi hanno dato origine a alcune decisioni. E quindi sì, hardware, ma non basta. Avete anche citato la protezione civile. E io credo che sia stato evidente come in questa crisi particolare, mentre in altre, la protezione civile, che è nata dalle grandi crisi alluvionali e terremoti, no? In Italia, non era la risposta adeguata al sistema. Anche prima Aldo riferiva del grande ospedale o rianimazione lombarda. Era una risposta emozionale da protezione civile. Cioè, io cosa so fare? So fare ospedali. So fare ospedali da campo. So mettere giù tende. Qua serviva una protezione civile della conoscenza. A noi manca una protezione civile della conoscenza. Ora, questi elementi sono elementi dirompenti, secondo me innovativi, come è stato il terremoto del Friuli o l'alluvione del 66, che sono state alluvioni nell'organizzazione dello Stato. Dopo di allora lo Stato ha detto: devo fare la protezione civile. Dopo di allora abbiamo avuto una crescita diffusa su tutto il territorio, di una capacità di risposta importante e immediata rispetto a una serie di fenomeni di catastrofi. Oggi dobbiamo leggere questa pandemia come la necessità di avere una protezione civile della conoscenza, cioè una capacità di mettere in campo conoscenza, informazione, e non galli in un pollaio. Una delle cose che anche abbiamo visto in questa crisi è che di colpo la scienza è diventata il centro dell'attenzione mediatica.
ed ha fatto quasi male. L'ha fatto quasi male perché noi scienziati non siamo dei comunicatori, o quantomeno lo siamo nella ristretta cerchia degli scienziati. Sappiamo comunicare molto bene al collega scienziato, ma quando poi andiamo in TV e ci dimentichiamo di dire che la medicina è una scienza basata sulla probabilità e che quindi ogni cosa che dico è discutibile, è frutto di un calcolo di probabilità che magari è anche alta, ma non è la certezza assoluta, che può essere rimessa in discussione, ma come vale anche per le grandi leggi della fisica, peraltro, questo è un elemento di discussione che sarebbe forte mettere al centro, dire allo stato attuale della conoscenza è così, domani potrebbe essere diverso perché stiamo lavorando, perché la nostra conoscenza migliora. Io raramente ho sentito fare questi ragionamenti, ho sentito spesso dire è così. E questo fa gravi danni perché è così, va benissimo il vaccino, la settimana dopo è così, fa malissimo il vaccino, la settimana dopo è così, fa abbastanza bene il vaccino, comunque fa più bene di... No, il vaccino è rimasto lo stesso, i dati sono rimasti lo stesso, è il livello emozionale che è cambiato. Quindi a fianco della protezione civile della conoscenza abbiamo bisogno di una protezione civile della comunicazione. E riassumo e chiudo: il CTS nella sua prima configurazione non aveva al suo interno esperti di comunicazione di crisi, anzi non aveva esperti di comunicazione, men che meno di crisi, non aveva esperti di modellistica e di ingegneria, e quindi come potevano leggere con attenzione gli esiti di una modellistica avanzata e comunicare al decisore una modellistica avanzata? Ultimo elemento, che era una delle domande di uno degli ascoltatori, la SAS avevamo un medico come ministro, oggi no. Io non credo sia il decisore debba essere un tecnico. Il decisore deve sapere ascoltare i tecnici, ma poi deve essere un decisore, deve essere un politico. Nel momento in cui io qua lo dico, chiamiamo il generale per fare una roba che deve fare chi dovrebbe normalmente in sanità pubblica organizzare, vuol dire che stiamo in una situazione in cui non siamo ben, direbbe, no? Stiamo usando di nuovo un approccio di crisi quando avremmo dovuto e potuto, preparandoci, ascoltando i segnali. Stanno arrivando i vaccini, lo sapevamo qualche mese prima, dobbiamo organizzarci per i vaccini, dobbiamo essere preparati e dobbiamo gestirlo come emergenza. Chiamo un generale, vuol dire che lo sto gestendo come crisi, almeno questo è il linguaggio non verbale che io leggo. Nulla contro il generale, molto contro l'impreparazione. E purtroppo in questa crisi, come qualcuno ha detto all'inizio, forse proprio Alessandro, siamo alla rincorsa, non siamo mai riusciti a uscire dalla piccola area di rigore e cercare di portare la nostra azione in termini calcistici almeno a metà campo, forse anche oltre. Ed è solo così, ed è quello che ha fatto obiettivamente l'Inghilterra dopo una prima fase in cui ha preso colpi su colpi determinata da un'azione politica, non scientifica, politica sbagliata. La politica ha cambiato idea e ha ascoltato i tecnici. E lì si è dimostrato che il sistema sanitario inglese, che è strano, che è complesso, ma in termini di sanità pubblica è il sistema sanitario a cui tutti facciamo riferimento. Ed è venuto fuori. Ed è venuto fuori dall'area piccola ed è andato addirittura all'attacco. E questa è la soluzione a questo tipo di crisi. Sì, non abbiamo avuto usare consenso, la conoscenza... E portarsi avanti. Quindi essere in vantaggio rispetto all'epidemia. Chiara, vogliamo vedere intanto i risultati della survey che abbiamo fatto durante questo webinar. Allora, avevamo chiesto: a vostro giudizio la pandemia ha aumentato la consapevolezza del top management riguardo ai rischi e alle crisi? Beh, la stragrande maggioranza risponde di sì. Quindi questo che rincuora. Andiamo alla domanda successiva, che era quello se si è tradotto in un aumento
delle risorse dedicate alla gestione del rischio? Beh, anche qui una discreta percentuale sta rispondendo quasi la metà di sì, e sempre quasi la metà che lo sta valutando. Quindi anche questo rincuora abbastanza. Andiamo alla terza domanda. Sì, anche qui, sebbene un quarto, come vedi, comincia a rispondere che non ha attivato un comitato di gestione della crisi. E vediamo anche adesso il coinvolgimento dei risk manager. Insomma, abbiamo 42% di sì, ma la maggior parte, 58%, ci risponde di no. Quindi evidentemente poi alla fine questo piano di gestione della crisi ne possiamo dedurre così rapidamente che questi piani di gestione della crisi messi in piedi in una rafforzata consapevolezza del top management, però evidentemente ha del limite di essere a silos se non hanno coinvolto in larga misura il risk manager. Patrick, ti vedo annuire a questa considerazione. Sì, io anche qui credo che insomma, sono diverse le riflessioni anche su questo punto specifico, no? Cioè rispetto a chi dovrebbe affiancare in un comitato di crisi il top management o la persona delegata a essere il crisis manager. Parlava prima Federica del triangolo, no? Business continuity, risk management, crisis management, addirittura che è un'idea che io condivido appieno, ma addirittura sto pensando che forse si tratta di una piramide dentro la quale ci sta anche il security manager. E quindi noi dobbiamo smetterla di pensare ai crisis management team semplicemente in termini di funzioni e dobbiamo cominciare a immaginare il crisis management team in termini di soft skill, in termini di capacità di immaginazione, in termini di capacità di comprensione della complessità dei fenomeni per aiutare l'azienda, per aiutare la regione, per aiutare lo Stato a navigare la complessità degli eventi. Parte, secondo me, del problema della nostra burocrazia, della nostra organizzazione di Stato, è che noi ci mettiamo le persone perché rappresentano una funzione, rappresentano è il direttore generale, non è il giovane sveglio, brillante, che è in grado di mettere insieme, diciamo, diverse dimensioni e di guardare un problema magari da degli angoli diversi. Ecco, viviamo della rappresentanza, no, negli organismi piuttosto che in delle teste pensanti che sono in grado di ragionare velocemente. Parlavamo prima, no, del ruolo della scienza, ruolo della politica, questo poi si ricollega al discorso dei vaccini e vorrei spenderci un attimo. Beh, diceva Margaret Thatcher, i consulenti danno consulenza e i politici decidono. Quello che noi abbiamo visto qui, in un certo senso, è il ribaltamento di questo paradigma, cioè la politica, il decisore, il policy maker, non si è assunta la responsabilità delle decisioni, ma piuttosto, diciamo, le ha scaricate sul comitato tecnico scientifico, dove, come Gian Domenico diceva, avevamo, diciamo, una presenza, era un monocolore, si sarebbe detto una volta in politica, no? Quindi rappresentava, diciamo, esprimeva delle professionalità e delle expertise a silos, non multidisciplinari, che è invece oggi, diciamo, richiesta da una corretta gestione di crisi. Vaccini. Beh, il caso Gran Bretagna, secondo me, ci dice una cosa, ce ne dice diversa, ma ce ne dice una che è molto importante, cioè che nella crisi il colpo di reni può cambiare la direzione della crisi. Cioè l'intuizione, la scelta coraggiosa può effettivamente dare una direzione diversa e ironicamente io credo che la storia ci dirà, nel caso della Gran Bretagna, che noi non ci ricorderemo dei morti della Gran Bretagna, non ci ricorderemo di Boris Johnson e del suo negazionismo iniziale e di tutti questi eventi. Noi ci ricorderemo di come la Gran Bretagna sul piano vaccinale ha fatto delle scelte coraggiose, decise e tempestive che non avevano nessuna garanzia di riuscita, sia ben chiaro,
che però ha permesso al paese di uscire più velocemente di altri dalla crisi pandemica. Il tema dei vaccini secondo me è interessante, e concludo qui, è interessante perché tutti i paesi si sono trovati a farsi la stessa domanda: come ci approvvigioniamo di vaccini e come gestiamo una campagna vaccinale. Stati Uniti hanno fatto una scelta, Israele ha fatto una scelta, la Svizzera ha fatto una scelta, l'Unione Europea ha fatto una scelta. Tutte queste scelte sono state scelte diverse, ognuno ha scelto una strada diversa. E questo ci dice come in una situazione di crisi sei posto davanti a dei problemi dove le risposte non sono chiare, le strade non sono chiare e ti devi assumere dei rischi calcolati. Mi ha fatto piacere sentire Mario Draghi l'altro giorno finalmente parlare di rischi calcolati. Non so fino a che punto siano stati calcolati, ma sentirlo già è stato, come dire, per me un sospiro di sollievo. Signori, grazie veramente a tutti. Il tempo è volato, ma questo webinar è stato assolutamente interessante e stimolante. Io lascerei il pubblico con le 5 domande per il futuro che chiudono l'opera dello Stato in crisi, che ovviamente non darò le risposte per non fare lo spoiler, che sono: la Costituzione e il sistema normativo ci assicurano la flessibilità necessaria per affrontare eventi critici inattesi, la struttura organizzativa di gestione di crisi adeguata per far fronte alle crisi del XXI secolo, come colmare il deficit di competenze e immaginazione, come coinvolgere, responsabilizzare e aumentare la resilienza dei cittadini in tempo di pace, come elevare il senso di urgenza e di responsabilità della politica. Ecco, queste sono poi le risposte che alla fine il libro cercherà di dare, che ovviamente non sono solo risposte sì o no, ma sono considerazioni largamente argomentate. Vi lascio per i saluti finali e veramente grazie di averci permesso questo interessantissimo dibattito di oggi. Comincerei per onore di cavalleria da Federica e Marinella. Io ringrazio tutti e penso che sia stato un momento importante per tutti noi, non solo a livello personale ma anche a livello di organizzazione, perché abbiamo bisogno, e l'abbiamo visto come fil rouge di tutto il webinar, che è necessario porci delle domande e prepararci con una ragion critica, con una flessibilità, con un essere camaleonti per intercettare tutte le sfumature dello scenario in cui ci troveremo a vivere. Grazie. Sì. Anch'io ringrazio tutti, è stato veramente molto molto piacevole e interessante. Sono convinta che usciamo da qui con tante domande in più di quelle con cui siamo entrati, e questo mi sembra che sia un segno distintivo di importante, no? Perché questo dovrebbe accadere quando ci si incontra, quindi più che cercare delle risposte conclusive, proprio aprire lo sguardo a ulteriori domande di approfondimento. Quindi grazie a tutti. Grazie. Gian Domenico. Ma io potrei lasciarvi con due citazioni classiche, una dell'ingegneria: in God we trust, all the others bring data. A cui aggiungerei che questi dati, questo è Edward Deming, quindi Deming, un pilastro della riorganizzazione industriale. Oggi potremmo aggiungere: noi crediamo, vogliamo i dati, ma questi dati devono essere dati di qualità, prodotti da una filiera di qualità. Assolutamente. E un'altra citazione che vi vorrei lasciare, che anche questa è molto abusata in questo periodo, però va tenuta in debita considerazione, credo che il seminario di oggi lo voglia fare, Churchill: mai sprecare una buona crisi. Questa è obiettivamente un'ottima crisi, una delle più grandi crisi che abbiamo avuto, e non siamo assolutamente fuori. Bene, è però il momento di cominciare a guardare al fuori, e credo che seminari come quello di oggi, il lavoro di Patrick, quello che possiamo e continuiamo a fare noi, come lasciatemi usare il termine intellettuale, sarà importante perché questa crisi sia una lezione per le prossime.
Bene, allora io, visto che siamo in vena di citazioni, concludo anch'io con una citazione che è presente nel libro, non è, è una citazione che viene dalla Gentilezza e del Coraggio, l'ultimo libro di Caro Figlio, che dice la capacità di fare buone domande, bene precisarlo, agli altri come a se stessi, è una dote fondamentale del cittadino consapevole, è una delle caratteristiche che lo distinguono dal suddito inconsapevole. Io credo che il porci domande in maniera pacata, il ragionare insieme, può soltanto, come dire, accrescere la nostra riflessione e può accrescere la nostra resilienza, la nostra capacità anche di guardare in maniera ampia alla società, ai rischi, alle crisi e a quant'altro. Ma quello che mi piace sottolineare è proprio questo: interroghiamoci, confrontiamoci e cerchiamo di trovare delle soluzioni ai problemi, perché questo è urgente. Grazie Patrick. Aldo, un ultimo saluto da parte tua. Aspettiamo il prossimo volume, quello alla fine del... quello con le lesson learned. Quello però lo lasciamo fare a qualcun altro. ho dato. Non solo io ho dato nel mettere insieme l'orchestra, poi chi ha suonato ha dato, diciamo, gli elementi di peso. Grazie anche da parte mia a tutti voi, grazie Alessandro per la moderazione, ai partecipanti e al prossimo appuntamento. Una buona giornata. Buona giornata. Buona giornata a tutti.